Allora, direi quasi di cominciare. Grazie a tutti di essere qui. Siamo tornati dopo le vacanze. Tutti abbiamo quasi nessuno appurizzato, bravissimi, avete lavorato. Questa cosa è un buon segno. E, grazie di essere ancora qui, come dicevo. Simone purtroppo non può essere qui perché è un convegno fuori data, quindi vi beccate solo me. Se vi piace, bene, se no, grazie lo stesso. E scherzo, ovviamente. Abbiamo. Devo fare un po' tutto io oggi. Questi sono gli eventi di oggi. C'è Mirko, di Accenture, che ci parlerà un po' del learning, di come si processano le immagini. Insomma, è sempre bello vedere come le grandi aziende affrontano certi temi che magari sono per noi, che magari lo facciamo più da startup pari, da scientist della domenica. Vedere come una grande azienda si approccia a questi temi è molto interessante. Poi ci sarà Roberto, che si è nascosto tra la folla, che ovviamente ringraziamo, che insomma ha analizzato durante l'estate un bel dataset di testo testuale con, diciamo, a tema politico, e quindi vedremo un pochino questa etica politica che viene fuori dai modelli di machine learning. Ok, prima di passare alle sempre, noi siamo qui all'interno di un ciclo di eventi che è una pre-tech, ok? Quindi ci sono Codemotion e il Missel Lab che mettono a disposizione per le comunità romane questi spazi gratuitamente, e di questo li ringraziamo particolarmente. Oltre a questo ci offrono anche birra e parallucci.
argomenti che mi sono trovato a trattare durante lo svolgimento dei progetti su cui sono stato coinvolto, per cui parlerò di elaborazione dell'immagine, in particolar modo computer vision e tool di deep learning che implementano soluzioni per questo tipo di problemi. I principali problemi che abbiamo affrontato sono ovviamente problemi molto comuni nell'ambito dell'elaborazione dell'immagine, della computer vision, e in particolar modo iniziamo col problema di classificazione di immagini, andando poi più avanti con una elaborazione più semantica di queste immagini, per pensare nel contenuto, per cui ad esempio face detection per rilevare volte all'interno delle immagini, piuttosto che la segmentazione di immagini o il più generale object detection, fino ad arrivare a metodi di elaborazione più avanzata rispetto ai soliti filtri per immagini dell'image processing standard, e questi filtri fondamentalmente vengono implementati utilizzando quelli che sono dei algoritmi di learning, in particolar modo degli algoritmi generativi. Giusto per fare una breve introduzione agli algoritmi che sono coinvolti in questo tipo di problematiche, abbiamo sicuramente le reti convolutionali e i layer residuali, le reti residuali, e degli algoritmi generativi di cui facevo riferimento prima, ci sono sicuramente questi tre, dal più basico che è un semplice open coder, fino ad arrivare alle generative avversarie. Andando un attimo più in dettaglio, abbiamo che le reti convoluzionali non sono altro che dei particolari layer di learning in cui fondamentalmente l'output di questi neuroni viene calcolato a partire da particolari pezzi di immagine. O meglio, non fanno altro che implementare l'operatore di convoluzione delle immagini, quindi ad ogni neurone è associato una porzione di immagine e per porzioni sovrapposte tra di loro riusciamo ad estrarre il contenuto informativo presente nell'immagine. C'è una controparte biologica in tutto ciò, che è fondamentalmente il sistema visivo animale e quindi anche umano. Fondamentalmente l'immagine attraverso questo tipo di reti viene filtrata a livelli di dettaglio diversi per ogni strato della rete, e la rete in questo modo da ogni strato estrae un particolare contenuto semantico dell'immagine, per cui possiamo immaginare di avere un'immagine d'ingresso alla rete, le reti convoluzionali ci permetteranno di identificare nei primi strati i bordi presenti all'interno dell'immagine, dopodiché negli strati successivi uniranno insieme i bordi per formare le forme e così via, andando a identificare i contenuti sempre semanticamente più evoluti. Un altro pezzo interessante di learning che ci permette di costruire gli algoritmi che sono efficaci sono appunto le reti residuali o gli strati residuali. Qual è il problema che questo tipo di tool vuole
vuole risolvere. Il problema è che tu prima di costruire una rete neurale che risolva un particolare problema, e lo fa con una certa accuratezza, ad esempio su Prince. Ora, se noi vogliamo aumentare l'accuratezza, quali sono le operazioni che possiamo fare sulla rete dal punto di vista architetturale? Una di queste operazioni potrebbe essere quella di, come dire, incrementare la profondità della rete, sperando che questa, diciamo, fitti meglio il dataset, in qualche modo, senza aver fitting ovviamente, o comunque che riesca ad estrapolare meglio la funzione che ci sta, che lega i dati all'output. Il problema è che quello che si è osservato è che aumentando lo strato, cioè il numero di strati presenti all'interno della rete, può in un certo momento portare un miglioramento dell'errore, quindi una decrescita dell'errore, ma successivamente, dopo un certo punto, che ovviamente dipende dal problema, dai dati e così via, questo errore sul training set comincia a crescere, quindi la rete performa male, performa peggio se più profonda. Quello che fanno le reti residuali, gli strati residuali, è permettere, come dire, una sorta di decrescita monotona, non per forza perfettamente monotona, delle performance della rete all'aumentare del numero di strati. Questo perché? Perché ci permette di, diciamo, su alcuni punti problematici, introdurre delle scorciatoie che ci permettono di saltarle, di saltare questi strati problematici, e in questo modo, come dire, le reti performano meglio. Ok, i tre tool, i tre algoritmi di cui parlavo prima, OpenCode e LaGAN, sono quelli che si chiamano algoritmi generativi. Particolarmente, gli OpenCoder in realtà sono un algoritmo, come dire, non supervisionato, che ci permette di estrarre di estrarre una rappresentazione dell'insieme dei dati che sia particolarmente efficiente. Per fare un esempio, chi ha avuto modo a che fare con l'analisi delle componenti principali, la PCA è, diciamo, di questa famiglia. Solo che qua, invece di avere soltanto esclusivamente operatori lineari, abbiamo anche degli operatori non lineari che vengono rappresentati all'interno della rete. Quello che succede è che un'immagine, ad esempio, arriva all'ingresso all'encoder, alla prima parte della rete, l'encoder calcolerà il codice, come dire, che sarà quello in out l'encoder, dopodiché questo codice viene preso in input dal decoder, il quale deve imparare a ricostruire l'immagine di input. Facendo così, il codice, in qualche modo, molto spesso perché ha dimensioni minori dell'immagine di input, il codice, come dire, rappresenta semanticamente, perdonate l'uso ripetitivo della parola semantico, semanticamente, diciamo, l'immagine di input, le immagini di input. Cosa succede? Succede che se noi facciamo invece una qualche assunzione sul vettore di ingresso dell'encoder, supponiamo ad esempio che sia, diciamo, a norma unitaria, eccetera, o che viene fuori da una distribuzione normale a una certa media, una certa varianza, quello che riusciamo a fare è trasformare l'autoencoder, o meglio la parte di decoder, in un algoritmo generativo. Perché? Perché qualunque vettore venga fuori dall'encoder, attraverso, diciamo, una sorta di come dire, normalizzazione, campionamento a partire dai dati che vengono fuori dall'encoder, quello che abbiamo in input al decoder è sempre un vettore che soddisfa, diciamo, le proprietà che noi ci eravamo imposti in precedenza.
Per cui che succede? Una volta che abbiamo addestrato questo tipo di algoritmo, buttiamo via l'encoder, quel pezzettino con la campana in mezzo, e forniamo vettori come diciamo, riteniamo più opportuno, purché soddisfino le diciamo, condizioni che abbiamo discusso in precedenza. In questo modo il decoder inizierà a generare immagini che sono dello stesso tipo di quelle presenti all'interno del dataset osservato, ma che non per forza sono presenti all'interno del dataset. Terminiamo questa carrellata con le reti generative avversarie, che non fanno altro che togliere dal variational encoder la parte di encoder, ricevono in input un vettore standard, un vettore casuale, il generatore verrà addestrato a generare un certo tipo di dato, un primo delle immagini. L'altra parte della rete si chiama discriminatore e deve imparare a diciamo, discriminare se il dato in input è un dato generato artificialmente dal nostro generatore oppure un dato reale. Quindi fondamentalmente noi abbiamo due processi di training diversi. Questo che imparerà diciamo, a generare meglio, sempre meglio, diciamo dati per cercare di fregare, come dire, il discriminatore, è il discriminatore che verrà addestrato e sui dati generati dal generatore e sui dati reali per imparare a riconoscere meglio i dati fake. Questi algoritmi vengono utilizzati, come dire, nella risoluzione dei problemi computerici che abbiamo visto prima. Ok, nelle varie slide che seguiranno, diciamo, ho ritenuto opportuno indicare in alto a destra quali sono i pezzi, come dire, di questi algoritmi che ho appena introdotto, che vengono utilizzati all'interno di questa soluzione. Scusate il refuso, diciamo queste soluzioni dei problemi tecnici. Quindi il primo problema che abbiamo introdotto nella slide di tutti i problemi tecnici è la classificazione delle immagini. Il deep learning inizia a produrre, come dire, soluzioni che permettono di risolvere questo problema a partire dal 1998 con questa rete convoluzionale, che si chiama LeNet, una rete abbastanza semplice, pochi strati, abbiamo delle reti convoluzionali con dei max pool in mezzo, sono in tutto 5 strati più diciamo 2 strati di reti dense, strati connessi per la classificazione. Questo tipo di rete è stato, come dire, presentato per risolvere il problema della classificazione dei caratteri scritti a mano. In particolare c'è un dataset che molti di voi conosceranno, che si chiama MNIST, che contiene diciamo, al proprio interno delle immagini di lettere scritte a mano, e l'obiettivo è quindi riconoscere le lettere presenti all'interno dell'immagine. A partire dal 2012 vengono in realtà proposti algoritmi di deep learning che ad una competizione che si chiama ImageNet, ed è diciamo, dove ho messo la linea, e questi, come dire, questi algoritmi che sono stati presentati hanno, come dire, dato performance da primato, no? Per cui nel 2012 è stato presentato AlexNet, che come potete vedere è una lieve modifica di LeNet, è una sorta di incremento e in termini di profondità della rete e in termini di dimensioni. E nel 2012 ha fatto rinascere l'interesse nei confronti delle reti neurali del deep learning,
perché ha fatto sì da portare l'errore con il top 5 error sui matchmet dal 26% dato dal precedente vincitore, quindi della competizione, al 15%. Questo, diciamo, è, come potete immaginare, un forte incremento in termini di performance. Da qui in poi quello che vediamo è sempre un incremento di strati, di layer. Sempre il tema della rete, ad esempio nel 2014 VGGNet è, come dire, una sorta di modifica di AlexNet in cui sono presenti layer convoluzionali solo 3x3, ovviamente ne hanno fatto, diciamo, hanno incrementato la profondità della rete di non di poco, e hanno anche incrementato il numero di filtri presenti per ogni strato convoluzionale. Nel 2015, e qua commentare perché poi potrei continuare, abbiamo l'inception D2 che, diciamo, porta il top 5 error al 5%. Qual è la caratteristica di inception D2? Ah, rispetto sicuramente a VGG, notiamo che ha una forma architetturale diversa. Quello che diciamo, hanno fatto gli ingegneri di Google, fondamentalmente, che ha creato Google questa rete, è stato quello di implementare una rete non solo che fosse, come dire, più capace di risolvere problemi di classificazione di immagini, ma che fosse anche ottimizzato dal punto di vista computazionale. Per cui ad ogni strato, cioè meglio, quello che vediamo è che la rete è formata da diversi, come dire, da diverse sottoreti, fatte in questo modo, in cui l'immagine, come dire, viene elaborata con filtri convoluzionali di diversa dimensione. Cosa significa? Significa che vengono estratte caratteristiche diverse, come dire, livelli di dettaglio presenti all'interno dell'immagine. Dopodiché ogni, diciamo, megastrato, chiamiamolo così, è stato inserito all'interno della rete con uno strato di residual, con uno strato di residual network. Per cui se lo strato che mi esplode l'immagine in tante caratteristiche a diversi livelli dovesse fornire informazioni necessarie per incrementare performance, bene, altrimenti lo salta. Ed è questo quello che ha permesso, diciamo, un errore così basso. Ok, un altro problema è il face detection, su questo cercherò di andare anche più veloce. Allora, il face detection, diciamo, come funziona? Attualmente non viene esclusivamente come risolto da deep learning, il deep learning è parte, diciamo, della soluzione, di fondamentale il metodo di rilevamento del volto. In questo momento è fatto con un algoritmo presentato dal 2005 che considera l'istogramma dei gradienti. Fondamentalmente vengono calcolati i gradienti su ogni pixel dell'immagine, quindi le variazioni di intensità o di colore presente fra pixel vicini. Dopodiché si divide l'immagine in una griglia, per esempio 12x12, per fondamentali computazionali anche, e si riassume all'interno di queste celle i gradienti al di sopra di una certa soglia. Quello che otteniamo è, se quella è l'immagine input, quello che otteniamo è un'immagine di questo tipo. E sull'immagine dei gradienti noi andiamo a ricercare un pattern, che è essenzialmente questo, che è quello ottenuto, diciamo, considerando un certo dataset di immagini. Attraverso la ricerca di questo pattern riusciamo, come dire, a identificare
la presenza di un volto e la sua posizione. Ok. Dopodiché, però, se voglio fare recognition, non mi serve sapere soltanto dov'è il volto, ma devo iniziare a, come dire, estrarre delle feature presenti all'interno del volto che mi permettono di confrontare un volto con un altro. Per cui, fondamentalmente, quello che viene fatto è utilizzare algoritmi di machine learning per, diciamo, calcolare dei punti di interesse, i cosiddetti landmark dell'immagine. Ci sono diversi dataset presenti in giro nella rete che permettono, come dire, di addestrare algoritmi di questo tipo. Uno è offerto da, cioè, un mezzo di descrizione da Kaggle, e l'altro è il dataset, ovviamente ce ne sono altri, non ho qua la lista completa. In questi due dataset fondamentalmente varia sicuramente il numero di punti presenti all'interno del, diciamo, del modello. Per cui, ad esempio, nel dataset Helen abbiamo punti che, come dire, disegnano, tracciano il contorno anche del sopracciglia, per cui è un dataset molto più raffinato. Quello di Cardon invece presenta di fare 128 landmarks. Sono sicuramente più dei 68 qui, ma meno di quelli di Helen. Ok, una volta che, diciamo, siamo riusciti a rintracciare attraverso l'algoritmo machine learning i punti di landmark presenti all'interno dell'immagine, diciamo, raddrizziamo questa immagine in maniera tale da riuscire a confrontare due immagini, e quello che facciamo è, per confrontare due immagini, addestriamo un altro algoritmo machine learning, anche qua così. La rete, soprattutto GitHub, è pieno di algoritmi che fanno questo con delle reti convoluzionali. Uno, sicuramente uno dei più importanti, è quello, diciamo, anche qua proposto da Google, che si chiama FaceNet. FaceNet come viene, diciamo, addestrato? Al fine di riconoscere, al fine di fornire un embedding dell'immagine, quindi una codifica dell'immagine che mi permetta di mettere vicine dal punto di vista, diciamo, della non-clidea, le immagini appartenenti allo stesso soggetto e lontane immagini appartenenti a soggetti distinti, quello che fa è prende un'immagine di riferimento, che in questo caso è l'anchor, dopodiché prende un'immagine diciamo dello stesso soggetto, che in questo caso è la posting, è un'immagine di un altro soggetto, che è la negativa. Calcola l'embedding, vede, diciamo, qual è la distanza fra anchor positive e anchor negative, e diciamo, la funzione di costo che ci permette di addestrare questo algoritmo machine learning, di deep learning, è fatta in modo che mi faccia minimizzare la distanza tra positive e anchor e mi faccia massimizzare la distanza tra anchor e negative. Ok. Sto cercando di scorrere, diciamo, abbastanza velocemente quali sono, diciamo, le possibili soluzioni per i complessi che hanno fatto di problemi. Ok, un altro problema, diciamo, preso in considerazione, stiamo prendendo tra l'altro in considerazione proprio in questo momento all'interno di un gruppo, è quello della segmentazione di immagini. Non ho riportato alla fine delle slide questo particolare esempio, semplicemente perché abbiamo appena iniziato a lavorarci, però sicuramente è un tema di forte interesse. Comunque, la segmentazione di immagine non è altro che la suddivisione di immagini in aree, diciamo, lasciatemi dire un'altra volta, semanticamente distinte, no? Per cui, ad esempio, in questa immagine noi avremo il ponte, il mare, le persone,
eventualmente la terra e il cielo. Questi sono gli oggetti che compongono le immagini. Qua non si utilizza un algoritmo di object detector, no? Come si fa a utilizzare un algoritmo di object detector per rilevare il mare? Per cui quello che si fa è si utilizzano algoritmi di segmentazione, quindi si divide l'immagine in parti che rappresentano tutte la stessa cosa. Gli algoritmi che ho qui proposto sono i più basici, ovviamente ne esistono molti altri. Il primo è un algoritmo totalmente convoluzionale, una rete totalmente convoluzionale. Quello che abbiamo è che i filtri convoluzionali, all'aumentare della profondità della rete, diventano sempre più fini in maniera tale da riuscire a captare particolari che gli stati precedenti magari potevano non evidenziare. Mentre nella seconda parte, nel secondo algoritmo, quello che vediamo è una forma ad autoencoder, no? Per cui quello che abbiamo l'immagine input che dopo i primi stati convoluzionali cambia di dimensione, no? Non è che l'immagine cambia di dimensione, l'output estratto cambia di dimensione, diventa sempre più piccolo, come se stesse estraendo, come dire, il contenuto informativo presente nell'immagine, e dopodiché attraverso operazioni di deconvoluzione la rete impara a ricostruire l'immagine di input, in particolar modo impara a ricostruire le aree di interesse presenti nell'immagine di input. Ovviamente il secondo è un miglioramento del primo, semplicemente perché riducendo la dimensione degli strati intermedi, quello che succede è che abbiamo un'efficienza computazionale maggiore, sia in termini di memoria, sia in termini di calcolo, di tempo di calcolo. Ok? Object detector. Non spiegherò tutti gli algoritmi di object detector qui. Ne ho riportati 4. Storicamente, sono posizionati all'interno della slide in maniera, seguendo l'asse temporale con cui sono stati presentati. Il primo in assoluto è l'RCNN, era molto lento semplicemente perché considerava 2000 possibili rettangoli presenti all'interno dell'immagine, dopodiché ne faceva un'analisi con una rete convoluzionale per classificare la tipologia oggetto presente all'interno del rettangolo. Ovviamente i tempi di computazione sono altissimi e quindi quello che si è provato a fare con le successive versioni è fare in modo che invece di proporre 2000 erotti riquadri che andranno classificati, quello che si è cercato di fare è denudare questo compito di estrazione delle aree di interesse alla rete neurale. Quindi ci sarà in modalità diverse e con precisioni diverse una rete neurale convoluzionale in fast RCNN e in fast RCNN che va a identificare all'interno dell'immagine i box, dove sono presenti gli oggetti. Alla fine ci sarà comunque un classificatore che dirà quel box è un cavallo, è un gatto, è una palla, e così via. L'ultimo algoritmo, YOLO, You Only Look Once, quello che fa è dividere, introdurre altri migliori dal punto di vista di tempi computazionali,
per cui divide l'immagine in riquadri e utilizza dei box, diciamo, probabili all'interno di questi riquadri, e poi alla fine c'è una rete convoluzionale, ci sarà una rete neurale che ci permette di classificare il box di interesse. Ok, sono leggermente in ritardo, scusate. Come abbiamo utilizzato questa cosa noi? Che è, diciamo, la parte più importante del discorso. Allora, quello che, come vi dicevo prima, quello che facciamo è prendere dei problemi ai nostri clienti e utilizzare algoritmi di intelligenza artificiale, machine learning, computer vision, eccetera, per risolvere problemi ai nostri clienti. Nel caso in particolare, il problema era il process di documenting inbound, cosa che fino a poco tempo fa veniva fatta all'interno dell'azienda cliente, che non posso dire chi è, veniva fatta da un operatore umano che apriva i documenti PDF, guardava, riportava i dati all'interno di un form. Quello che è stato chiesto di fare è prendere questi documenti in input, classificarli, estrarre le informazioni rilevanti all'interno di questi documenti, per poi estradarli nelle copie di lavoro, che ci saranno gli operatori umani, che però faranno qualcosa di, come dire, più intellettualmente complesso, come dire, no? E quindi qua ho riportato alcuni dei documenti che trattiamo. Come potete vedere, sono i documenti dove c'è del testo e dello scritto, dove ci sono delle componenti grafiche, ad esempio il QR code, il panel, così via, e dove è possibile che ci sia presente la scrittura a mano. Come si processano questi documenti? Lì c'è il workflow, come dire, più ad alto livello, quindi il documento viene estratto. Abbiamo due tipi di elaborazione, una elaborazione di tipo testuale utilizzando il natural language processing a partire dal testo estratto dal documento, e un'elaborazione che utilizza gli algoritmi che abbiamo visto prima, ad esempio. Noi per cui avremo dei filtri evoluti piuttosto che dell'object detector. Queste informazioni vengono quindi raccolte insieme e vengono fornite ad un classificatore che mi permetterà di dire qual è il documento di interesse, di che tipologia è il documento di interesse, e successivamente possiamo anche estrarre ulteriori dati che, diciamo, vengono richiesti dal cliente. In particolar modo nel caso dei bollettini scritti a mano, ad esempio, quello che abbiamo fatto è utilizzare ovviamente Element, come vi dicevo prima, ma abbiamo poi, diciamo, migliorato la performance restituita da Element andando ad agire strutturalmente sulla rete. E quello che facciamo è identifichiamo in un documento le aree di interesse dove è presente il dato che io voglio leggere. Dopodiché, attraverso, come dire, tecniche anche di image processing classico, quindi thresholding, filtering, operatori morfologici, riesco ad estrarre le lettere presenti all'interno del bollettino in bianco, no? Una volta che io ho estratto queste lettere, le mando, come dire, in input al classificatore di Deep Learning, il quale mi ritornerà la lettera presente all'interno dell'immagine e ricostruirò il dato presente all'interno del bollettino. Un'altra cosa che abbiamo fatto è utilizzare un algoritmo di object detection
al fine di identificare elementi grafici per sintetizzare i documenti. Un esempio è questo QR code particolare che si chiama Data Matrix, presente nei bollettini premarcati. Quello che abbiamo fatto è utilizzare l'Object Detector API di TensorFlow, ma diciamo, ovviamente siamo stati costretti a riaddestrare il modello in maniera tale che questo possa riconoscere questo tipo di immagini. Per cui fondamentalmente, seguendo diciamo, la guida dettagliatissima di Google, quello che abbiamo fatto è etichettare le immagini, tra l'altro utilizzando un software di cui ho messo il riferimento qua in slide, che si chiama The Image. Questo software fondamentalmente permette di aprire l'immagine e segnare dei rettangoli presenti all'interno di questa immagine e dire qual è la categoria di riferimento. Dopodiché abbiamo utilizzato uno script, lo abbiamo anche adattato, uno script di training di questo modello fornito con TensorFlow. Abbiamo modificato i file di configurazione e diciamo, siamo partiti a partire da un certo checkpoint del modello. Okay. Un altro dei concetti che piccolo concettino che abbiamo fatto è stato quello di gestire l'identificazione all'accesso di un evento attraverso la fotocamera. Quindi c'è un processo di registrazione in cui ogni utente si iscrive fornendo anche delle immagini di se stesso contenendo il volto. Dopodiché, una volta arrivato all'evento, il sistema ci sarà un tablet fondamentalmente, il sistema acquisirà una foto dell'invitato evento e andrà a fare una ricerca all'interno del database dove ci sono presenti tutti gli encoding dei volti che sono stati dei registrati al fine di poter fare una query ottimale all'interno di questo database. Quello che si è fatto, si è utilizzato un algoritmo che si chiama Local Semantic Hashing, non fa altro che raggruppare all'interno, è un algoritmo di hashing, per cui non fa altro che raggruppare all'interno dello stesso chiave immagini o codifiche simili. Alla fine, quindi l'immagine della persona che sta vedendo il tablet che è arrivata all'evento viene quindi confrontata solo con i risultati della query, per cui se fosse un evento con decine di migliaia di persone il sistema non risentirebbe del grande numero di volti da confrontare. Grazie mille. Ci sono domande velocissime perché siamo già un pochino in ritardo, domande, curiosità, aneddoti, barzellette, ok? Posto così? Grazie mille. Grazie a voi. Prima di lasciare la parola a Roberto, non so se vogliamo fare una riorganizzazione della stanza perché ho visto un agglomerato di persone, non so se volete... Ho visto anche persone che camminavano dietro il muro, no. Cioè, se volete a spazi liberi, insomma, alcuni ci sono. Non voglio cacciare nessuno, non me ne andate. Ok, però se volete riorganizzarvi in questo momento potete farlo. Non me li cacciare tutti. No, che cacciare, cioè, devono entrare, via. Già avete. Vabbè, si salutano quindi a posto. Vieni qua. Un applauso a Roberto. Grazie a tutti, siete tantissimi, sono emozionatissimo.
Innanzitutto ringrazio Mirko che mi ha consentito di completare le slide, vedete se un po' di più. Mi chiamo Roberto Reale, faccio il consulente per l'e-government, per la pubblica amministrazione. Non posso dire quale, ma è quella che mi fa far tardi con le slide. E con alcuni amici, qualcuno dei quali è presente anche in questa sala, sto mettendo insieme un po' di forze per creare un gruppo, un osservatorio, diciamo, sulle applicazioni della tecnologia alla cittadinanza digitale, alla politica, alla società civile in generale. Cosa facciamo stasera? Una brevissima presentazione, so che è tardi, non mi interrompo tantissimo e poi ci sono tarabe o pizza di latte. Allora vi posso trattenere un po' più a lungo. Su di cosa parleremo? Parleremo innanzitutto di una brevissima introduzione su quali sono le possibili interazioni tra intelligenza artificiale e politica, quindi andiamo un po' all'alto livello. Dopodiché restringiamo più il campo, d'altra parte questo è un meetup di machine learning, dove ci soffermeremo su una particolare applicazione di questa disciplina, cioè la sentiment analysis, ai testi politici. E vedremo anche un esempio pratico. Volevo... un attimo dire, scusa, se l'hai precedente? Ci riesco. Non va, forse col mouse. Ok. No, davanti? Manca... infatti, l'ultimo commit non è andato nel caso. E se qualcuno è col PC o anche col telefono. Devo fare il PC. Ecco, questo non l'avete dovuto metterlo all'inizio, perché se provate ad andarci, trovate appunto la, diciamo, la proof of concept, la web app, che è costruita in base ai principi che adesso andremo a vedere. Questo qui cosa fa? Magari se provi un attimo a cliccarci. Faccio quello che puoi. Ok, la vediamo brevissimamente, però poi passiamo alla teoria. Cosa fa? È una web app che ha dietro un modello addestrato su un corpus di cui dopo parliamo, che in input prende un testo, un articolo di giornale, ma anche un testo libero, e cerca di predire qual è il colore politico di quel testo e anche quali sono le categorie di cui quel testo sta parlando. Che so, welfare per esempio, politica in generale, sanità, difesa, eccetera. Possiamo anche provarlo subito, non è ovviamente attendibile al 1000x1000, è un prototipo, però per esempio se proviamo ad analizzare questo che è il primo articolo della nostra Costituzione, ecco, ovviamente il primo indicatore ci lascia abbastanza dubbiosi, o per meglio dire potrebbe darsi in qualche modo abbia senso, ma quello che ci interessa soprattutto naturalmente sono il secondo e il terzo indicatore, che sono quelli che vanno a individuare qual è il dominio cui il testo appartiene. Lo stesso meccanismo è alla base invece della seconda sezione, che analizza un articolo di giornale. È esattamente identico al primo, se non per la presenza di un meccanismo iniziale naturalmente che fa il parsing della pagina, il scraping della pagina web, secondo insomma, metodi ormai consolidati, classici diciamo. Questo puoi provare lo stesso testo naturalmente, ma possiamo anche provare con un qualsiasi articolo di giornale, un manifesto politico, un programma elettorale, eccetera. Però vediamo un po' la teoria, questo dopo ci giochiamo. C'è una terza sezione in realtà, questa terza sezione è costruita, fa la stessa cosa che fanno le altre due, ma su articoli di giornale scaricati
dalle pagine di 6 quotidiani italiani di varia estrazione politica, quindi dal Sole 24 Ore, Repubblica, Il Giornale, Libero, Il Fatto Quotidiano e l'ultimo non ricordo. Questa cosa qui la web app la fa nel momento in cui viene lanciata. In realtà io il lancio l'ho fatto a fine agosto, quindi vedete che alcuni di questi titoli sono appunto abbastanza vecchiotti, però in ogni caso l'analisi che viene fatta è la stessa. Al momento appunto si tratta di un prototipo, però è chiaro che poi col tempo su questa cosa ci si può costruire, innanzitutto magari rendendo un po' più responsive l'interfaccia, perché vedete che dal cellulare non è comodissima, e poi magari costruendo anche un'app nativa per cellulare, un sistema di API, eccetera. Però adesso basta giocare, andiamo. Ok, grazie. Volevo iniziare con questa citazione di... Ah, vedi che sia aggiornato, forse... Ah, perfetto. Si è aggiornato anche questo, ovviamente. E, dal libro di Wiener, non il più famoso sulla cibernetica, che tra l'altro quest'anno fa 70 anni, ma uno degli ultimi scritti, Gladden Gordon, una citazione che io trovo molto significativa. Le macchine, da un lato, ci aiutano, però se speriamo di poterci in qualche modo riposare, rilassare nel sogno abbastanza ingenuo, in un sogno in cui immaginiamo un futuro nel quale noi non avremo più necessità di pensare, questo è probabilmente un'illusione. Anzi, le macchine che calcolano, o addirittura le macchine intelligenti, sono qualcosa che in qualche modo ci costringono a spingere la nostra mente, la nostra intelligenza ancora oltre, non solo, anzi non tanto per una questione di competizione o emulazione, ma per chiarire qual è la profondità che sta dietro l'automatismo. Adesso non approfondiamo questo testo, ma leggevo tra l'altro un libro di Zellini ieri sulla la dittatura del calcolo, in cui lui cosa fa? Si chiede come sarà possibile mantenere il controllo, e per controllo intendiamo anche qualcosa di molto preciso, quindi per esempio il controllo dell'errore su algoritmi che diventano ovviamente sempre più complessi. A questo naturalmente lo si fa portando avanti un pensiero critico, matematico, ovviamente sempre più rigoroso in qualche modo, quindi scendendo sui fondamenti, man mano che il calcolo in qualche modo prende. Yes. Allora, primo tema, brevissimo, intelligenza artificiale e politica. Io credo che questi siano i quattro temi principali dell'interazione, quindi il modo in cui l'intelligenza artificiale influenza la politica, quindi per esempio l'uso di strumenti automatici per la decisione politica, quindi per l'analisi delle situazioni e per decidere, per esempio, se determinati finanziamenti possono essere erogati a determinati soggetti, in determinate aree del paese, anche ovviamente in presenza di un tornaconto elettorale. Seconda area, l'opposto della prima, la governance, quindi come la politica in qualche modo stabilisce le regole di controllo e di gestione dello strumento. Trasparenza, quindi quanto di queste regole è esposto al cittadino, quanto no, e l'ultimo, che è quello che ci riguarda più da vicino, l'aspetto analitico, quindi l'aspetto che vicino al machine learning, quindi in questo senso intendiamo l'intelligenza artificiale in modo molto molto più ristretto e più tecnico. E in quest'ambito noi cosa andiamo appunto ad occuparci di sentiment analysis. Sappiamo tutti naturalmente cos'è, però una definizione io trovo precisissima, quella adattata in realtà, ma la prima fonte di questa definizione è Wikipedia, che caratterizza appunto la sentiment analysis come l'uso di strumenti, di metodi computazionali che
identificano, estraggono, quantificano e studiano stati soggettivi. E gli strumenti per far questo sono strumenti classici. Essenzialmente questi quattro. Noi naturalmente nel nostro esempio non andremo a prendere in considerazione l'ultimo, ma ci fermiamo ovviamente sui primi tre. Per quanto riguarda naturalmente l'analisi di testi politici, è chiaro che oltre a un modello, che vedremo dopo, abbiamo anche bisogno di un dataset su cui addestrare quel modello. Ed è questa la parte delicata, naturalmente, perché il dataset è costruito a mano, naturalmente, annotato a mano, e in un tema, un ambito così anche in qualche modo difficile da definire, da esprimere quantitativamente e qualitativamente, come è quello dei testi politici, è chiaro che i criteri, la metodologia usata per mettere insieme e annotare questo corpus è una cosa, diciamo, che è al centro della questione. Esiste un progetto tedesco che raccoglie tutti i programmi di tutti i partiti politici in 56 nazioni dal 1945 ad oggi, o dalla prima legislatura dopo la seconda guerra mondiale ad oggi. Testi che sono annotati a mano da esperti di scienze politiche, che siano anche, tutto questo è nella descrizione naturalmente dei criteri del progetto, che siano anche parlanti nativi della lingua in cui il testo è redatto. E inoltre per alcune nazioni, come per esempio la Germania, l'Italia, la maggior parte delle nazioni europee, sono presenti anche, sono raccolti anche alcuni degli atti delle discussioni parlamentari. Le collezioni di cui il corpus, mi scuso, questa parte è un pochettino forse un po' più arida, però è necessario per capire qual è lo sforzo che c'è dietro ad un progetto del genere. È un progetto peraltro su cui poi noi andiamo ad appoggiarci per la nostra analisi. Le collezioni principali appunto sono queste quattro. Paesi democratici, perché? Ovviamente perché a noi interessa, da questo punto di vista, interessa naturalmente interessano quei paesi in cui esiste una pluralità di partiti politici, non uno solo, paesi totalitari o non dotati di una democrazia liberale non sono neanche presi in considerazione. Le elezioni, nella seconda collezione, le elezioni, sono elezioni per la Camera Bassa del Parlamento, quindi nel caso italiano per esempio per la Camera dei Deputati, dalla prima elezione democratica, quindi nel nostro caso dal dopoguerra. Quindi non esiste per esempio per l'Italia in questo corpus, non esistono i testi della Assemblea Costituente, ma si parte immediatamente con le prime elezioni successive. I programmi dei partiti politici che dal 1945 ad oggi hanno ottenuto almeno un seggio in Parlamento, e infine una raccolta di documenti che forse tra l'altro la collezione è anche un po' più interessante, perché sono i documenti che vengono emanati dai partiti come programmi elettorali prima appunto delle elezioni, e sono quei documenti che forse sono anche in qualche modo i più elusivi, anche perché è un luogo comune, però è anche vero, e questo tra l'altro è anche, lo si trova in letteratura, l'ho studiato tantissimo, ed è anche vero che il messaggio, il linguaggio anche dei programmi elettorali, quindi dei testi dei partiti che sono rivolti all'elettorato, è completamente diverso dal linguaggio che gli stessi partiti adoperano all'interno, nei cosiddetti gabinetti della politica. Questo non è, in realtà non vuole essere un discorso denigratorio dei partiti, è naturale che sia così. Nel bene o nel male, naturalmente.
E appunto, come vi dicevo, la codifica o annotazione del corpus è condotta da esperti del dominio e anche madrelingua, appunto paese per paese. E abbiamo un dataset principale, insieme ad altri che però non prendiamo in considerazione, in cui appunto ciascuna riga rappresenta un programma elettorale, ci sono variabili, ci sono le dimensioni della data e della partito politico, e questa è la dimensione attuale, 4.282 testi politici. Quindi un bel lavoro, tra l'altro è una cosa tipicamente, io credo, tedesca, il fatto appunto di condurre un lavoro così sistematico che abbraccia un campo così vasto, non soltanto i testi politici, diciamo, della Germania, ma 56 nazioni, da 45 è tantissimo. Respubblica invece cos'è? È il nostro progetto, piccolo progetto che si appoggia. Una cosa che volevo dire a proposito del manifesto è che è possibile accedere alla... il progetto è interamente aperto, non solo per la tipologia di studio, la bibliografia intera del progetto è disponibile, è possibile accedere al dataset attraverso una quantità di interfacce a non finire, quindi scaricare l'intero dataset in CSV, connettersi attraverso un page dedicato per R, connettersi attraverso una API totalmente libera e usare anche altri metodi di accesso. Quindi il principio del progetto è quello appunto di favorire naturalmente la divulgazione del sapere. E d'altra parte il progetto è sponsorizzato dalla rete del CNR tedesco, che non ricordo come si chiama, ma quelle sigle. Ok, sì, esatto. Perfetto. Per quanto riguarda invece il nostro progetto, noi ovviamente ci siamo riferiti al caso italiano. Quindi due sotto insieme il dataset principale del manifesto project, quindi testi del Parlamento italiano, ovviamente non tutti gli atti del Parlamento, ma una selezione dei testi, e programmi politici dei partiti. Questa è un po' la parte più tecnica, ma andiamo velocissimi. D'altra parte il metodo seguito è abbastanza classico, è descritto in alcuni articoli che troverete voi nella bibliografia del progetto. In ogni caso, questo immagino l'abbiamo già visto. Quello che è importante notare è che nella migliore tradizione del software libero non abbiamo sviluppato tutto da zero, quindi non solo il dataset, ovviamente non l'abbiamo creato noi, c'è stato un lavoro in mano naturalmente, ma anche il software è un fork, adattato però al caso italiano, di un progetto tedesco, in questo caso, che era specializzato per la 17ª e 18ª legislatura, insomma, no? Del Parlamento federale. E il progetto lo trovate sia questo, sia il mio, dopo ci saranno i riferimenti, sia l'origine del fork su GitHub, sono ovviamente sorgente aperto, si chiama FIPI, cioè Führer Politischen Verein, e diciamo qua. Questo è soltanto un frammento del modello, diciamo un modello di classificazione molto, molto classico. Queste quantità qui, le vediamo anche sulla pagina successiva, sono le etichette che identificano i vari partiti, nel caso della suddivisione per classi di argomento, varie classi di argomento, eccetera, eccetera.
è il vettore che appartiene a dei mercati dove K è il numero totale di etichette e V1, VK, V1, piccolo K sono i vettori di peso. Ovviamente a questo punto andrà anche valutata V-grado, quello si fa con un metodo di ottimizzazione con gradiente quasi ingegnano, ma su questi dettagli non li troverete volendo nella letteratura poi in bibliografia. E qui, come vi dicevo, ci sono le caratteristiche della web app, quindi predizione di testi liberi e di articoli di giornale, e poi per la terza sessione, come abbiamo visto prima, nel momento in cui l'applicazione parte, ma su questo ci si può lavorare e fare in modo che ci sia una periodicità di acquisizione, la web app cosa fa? Si connette appunto a sei quotidiani italiani principali. In realtà nessuno vieta di aggiungerne quanti ne vogliamo, però siccome viene per ciascuno di essi viene fatto un parsing della pagina, o uno scraping meglio, della pagina web corrispondente, e ovviamente ogni portale di ciascun quotidiano ha la sua struttura, naturalmente tu, per aggiungere ulteriori fonti basta scrivere i relativi connettori, è molto modulare come struttura. D'altra parte esiste anche un paio di Python che lo fa per i quotidiani anglosassoni, questo ovviamente va adattato a casa italiana. E la web app è basata appunto su Python con CPI e Scikit-learn per machine learning, Pandas per la XML, eccetera, eccetera, Docker e naturalmente deployato in cloud. Il codice lo trovate su GitHub. Ovviamente grazie a tutti per le domande. Il progetto andrà avanti e quindi se avete volendo qualche naturalmente modifica, qualche integrazione, qualche feature che vi farebbe piacere inserire, fatecelo sapere. Grazie ancora. Cruciale, perché una delle applicazioni del modello è appunto quello di capire quanto le categorie politiche nel tempo siano variate. È chiaro che se io uso come dataset di training la totalità dei documenti dal 45 ad oggi, no, naturalmente ottengo qualcosa che è funzione dell'intero dataset. Quindi in questo senso io non ho la misura della variazione. Però io posso limitarmi, per esempio, al decennio, agli anni 50, immaginiamo, restringere il dataset di training e usare quello, usare poi il modello su testi che sono di oggi, e verificare quanto il modello tra virgolette sbaglia. In quel caso probabilmente non sta sbagliando, quello che è successo è che nel frattempo appunto si è avuto uno scostamento semantico, non delle categorie politiche. Quello potrebbe essere, anzi è davvero, io vedo l'applicazione cruciale anche per capire se vogliamo quanto gli stessi messaggi, gli stessi programmi dei partiti nel frattempo negli anni si siano spostati, quindi non soltanto una deriva semantica ma anche una in qualche modo ontologica, no? del partito. Ci potrebbe dire in cosa avete osservato che questo algoritmo è particolarmente buono ed efficace ed accurato e invece in quali ambiti ci sono ancora margini di miglioramento? Una prima considerazione è che
le librerie sottostanti non sono le più aggiornate, hanno potuto usare TensorFlow, ma questo avrebbe significato naturalmente di scrivere il software ex novo. Sì, sì, no, certo, questa è una prima considerazione. Per quanto riguarda poi invece gli aspetti, è chiaro che un testo, naturalmente una prima considerazione è che un testo molto lungo naturalmente viene individuato molto meglio di un testo breve. L'individuazione tra l'altro è abbastanza precisa su determinate parole che sono slogan. Possiamo anche fare una prova se vogliamo, ma a me è venuto in mente qualcuna. Analizzo un test. Ecco, se io scrivo, che so, razza, mi aspetto che sia una caratterizzazione di destra. Sì, di destra. In effetti lo è, però lo è di poco. Questo perché non è detto che la parola naturalmente sia usata nel significato, come dire, proprio principale, quello intendiamo, in tutti i contesti che ho presenti nel dataset di training. Testi però più complessi, se io provassi per esempio a prendere qualche articolo, questo possiamo anche fare, oppure scrivere qualche testo, così. Io ho provato per curiosità a inserire il primo paragrafo del manifesto del Partito Comunista di Marx e Engels, naturalmente tradotto in italiano, e si può fare la prova, magari non so adesso, dovremmo prendere, ovviamente copiarlo dal web da qualche parte, e non era individuato come testo di sinistra, però questo perché? Perché in quel paragrafo dell'incipit naturalmente è assente una caratterizzazione politica. Che voglio dire, ovviamente tutte queste sono considerazioni, come dire, euristiche, però il voler cercare in ogni testo, naturalmente, una connotazione politica può portare risultati fuorvianti. Okay? Un testo che sia, tra virgolette, neutro da quel punto di vista, viene individuato in un determinato modo, ma non è detto che ci sia una reale corrispondenza. E dove può funzionare meglio, credo che ci sarebbe bisogno di un corpus molto più grande dietro. Il problema principale naturalmente è che un corpus del genere va creato a mano, annotato a mano, perché non esiste al momento. Non esiste. Esatto. Non esistono al momento. Non esistono modelli che siano in grado di predire il colore politico di testi, per esempio nel 45, in modo accurato, più lo sappia, quindi tutta questa attività va fatta almeno ad oggi manualmente. Quindi se volessimo inserire, che so, per esempio la totalità degli atti del Parlamento italiano nell'altra di treni, sarebbe una cosa naturalmente immane, e che però potrebbe portare ad un miglioramento. Quello che si potrebbe fare forse, a patto di avere una sufficiente base di utenti, è acquisire anche il feedback, la retroazione dall'utente, che magari su un determinato testo si aspetta qualcosa, il modello risponde in modo diverso e l'utente potrebbe indicare quanto quella risposta si è discostata dalla sua previsione, dal suo sentimento. Non so se ho risposto in modo... Sì. Yes. Beh, in ultima analisi possiamo dire sempre che il giudizio umano serve ancora. Sì, assolutamente. È quello che diceva dopo la frase di Lina, è il momento. Forse serve anche di più questo. Salve, volevo sapere se destra e sinistra sono gli estremi dello spettro, cioè quindi sono irraggiungibili sostanzialmente? Sono raggiungibili con soprattutto su testi brevi, ci sono
dei casi in cui, tra l'altro, se non erro l'articolo della Costituzione viene dimenticato come sinistra, e secondo me perché conteneva la parola lavoro. E quello è il massimo di sinistra? Ma il massimo no, perché la scala è discreta, sono semplicemente 4 valori, destra, centrodestra, centrosinistra e sinistra. In questo. Quindi prima era uno sinistra, se non sbaglio, perché è il massimo quello. Sì, sì. Ok. E poi volevo sapere nel tempo se è in grado, per esempio, se siamo in grado di mettere l'anno di riferimento, se valuta rispetto a quell'anno, rispetto al panorama di quell'anno, se pensate di ottenere questo. Questa potrebbe essere un'ottima, se faccio un suggerimento. Quindi restringere il training a quell'anno. O magari fino a quell'anno, rispetto all'inizio del dato set fino al piano, perché oggi per esempio è chiaro, molti temi per esempio sono ripresi da altre parti, quindi è molto utile forse. Sì, però ripeto, questo è anche un modo per confermare il fatto che appunto c'è stato proprio uno slittamento, no, lungo l'arco parlamentare, sono addirittura inversioni in alcuni casi, per alcune categorie, sì, assolutamente. Allora, abbiamo un esame che è molto interessante, volevo però capire meglio qual è esattamente il target, cioè lo scopo dell'iniziativa. No? Poi ho detto, ho collezionato, noi lavoriamo sui testi del 45 oggi, sì. Chiaramente il testo politico del 45, oltre che per le tematiche, che per il linguaggio, è completamente diverso anche per l'interesse del pubblico da noi di oggi. No? Quindi intanto qual è esattamente lo scopo? E un'altra cosa è se non potreste usare i social network per far taggare, ci sono, la maggior parte delle persone spende giornate, mesi uomo del loro tempo libero lì su Twitter a insultare chi non la pensa politicamente come loro. Potresti aprire dei fake account che lanciano i testi e vedere delle persone di dichiarata fede o di destra o di sinistra come li taggano, a quel punto puoi sfruttare, diciamo, la manovalanza inconscia di questi lavoratori loro malgrado, questo potrebbe essere un. Sì. Grazie per la domanda Paolo, è pertinente, in realtà sono due domande, la prima è su avere l'obiettivo in generale e verificare che una cosa del genere è possibile, certo lo sapevamo già, no? Perché rientra comunque nell'ambito della sentiment analysis, però in pratica quali sono le specificità del caso appunto politico. Che il dataset sia così grande è una scelta di progetto perché si tratta di un prototipo e perché restringendoci a un dataset più piccolo naturalmente abbiamo un dataset più piccolo, quindi la probabilità di individuare con correttezza, con esattezza il colore politico potrebbe scemare. In realtà non è detto perché appunto dicevamo che c'è questo scostamento nel tempo. Potrebbe essere un'evoluzione, come si diceva, stabilire quali sono, diciamo, dare all'utente la possibilità di stabilire il range del dataset di addestramento. Potrebbe essere senz'altro un'evoluzione interessante. Però in generale l'obiettivo è appunto di costruire qualcosa, uno strumento per quanto in forma assolutamente embrionale che possa anche nel tempo, con tutti i singoli del caso, aiutarci a individuare, a fare un'analisi, diciamo, almeno macroscopica, del colore politico, non di un testo singolo, perché facciamo meglio noi nel modello, probabilmente, però di tanti, volendo esaminare, che so, tutti, qual è il colore politico, per esempio, di un'intera testata nazionale, quindi leggere gli articoli di Repubblica, che so, dal 1980 ad oggi, e verificare appunto quale sarebbe l'orientamento e certo a priori lo sappiamo, però nello stesso tempo averne una sorta di conferma dal modello potrebbe essere interessante. E invece l'altro discorso, quello dei social network, è anche molto interessante, però è un ambito diverso, è anche un punto di vista diverso, perché noi qui ci siamo posti tra virgolette a priori, nel senso che siamo noi, in realtà chi ha notato il corpus, chi ha stabilito in modo a
abbiamo visto in base alla propria sensibilità qual è testo per testo, unità per unità, qual è appunto il colore critico di quella, di quel frammento e a quale categoria appartiene. È chiaro che da un punto di vista opinabile, quindi stiamo parlando di un'equipe di esperti che ha fatto questo. Il punto di vista dei socialetti sarebbe opposto, quindi lasciare agli utenti la responsabilità in qualche modo di dire la loro sul, appunto, sul testo di input. Però in quel caso otterremo un risultato probabilmente diverso, perché non è detto che l'utente abbia coscienza del proprio colore politico e di quello del testo che sta leggendo. Cioè, non è un punto di vista, come dire, potrebbe sembrare, diciamo, elitistico, però quello che vuol dire è che è semplicemente diverso, quindi un'inversione dello sguardo, nel senso che da un lato c'è l'esperto della materia che in modo più o meno autorevole attribuisce un'etichetta, dall'altro invece c'è un utente di cui però non sappiamo nulla e che soltanto nel numero molto grande, quindi la somma degli input, quindi avendo a disposizione un numero molto grande di istanze, diciamo, di questo utente, quindi di utenti che fanno questo gioco, naturalmente potrebbe avere senso considerare. Però questa cosa viene fatta quotidianamente da chi fa data journalism, per esempio. Insomma, esistono tantissimi modelli che fanno questo. Questo qui è un po' diverso, appunto, perché si pone dall'altro punto di vista. Quello dell'autorità, se fosse un po' adattato, diciamo. Però nello stesso tempo credo che vale la pena considerare anche questo. In effetti potrebbe anche essere interessante confrontare i due tipi di approcci, magari appunto anche col sistema del feedback. Quindi l'utente può lasciare il proprio feedback sul risultato del modello. I testi presi in considerazione nel corpus, avevi parlato degli atti parlamentari, sì, che non ci sono in questo momento. No, c'è una selezione. Ma gli interventi invece al Parlamento? Perché gli interventi al Parlamento sono espressione diretta di una parte politica. Sì. Se tu riesci a estrarre le categorie dagli interventi, di cosa parla, tu riesci a fare sostanzialmente una mappa. Siccome gli interventi ci sono, formato strutturato su internet, siccome l'estrazione di categorie in un testo è un lavoro che sappiamo fare, potrebbe essere un'idea. Sì. Sì, assolutamente, questo rientra nel discorso che facevamo prima di in qualche modo ampliare il più possibile il dataset. Sia gli interventi, sia la discussione generale del Parlamento, delle commissioni parlamentari, o perché no, anche delle giunte regionali, comunali, eccetera, non sarebbe da escludere, però si tratta ovviamente di un'estensione che richiederebbe un certo effort. Da prendere comunque in considerazione come evoluzione, se assolutamente. C'era qualcun altro? Facciamo l'ultima. Che dopo si mangia? Capitante. Salve, comunque complimenti per la presentazione. Avrei una domanda un po' leggermente tecnica, perché intanto lei ha detto che era possibile trovare, magari lo è, non sono stati in grado di trovare la bibliografia o qualcosa di più tecnico, visto la formula del classificatore, quindi la valutazione della probabilità, se potesse dirmi dove posso trovare, se c'è, diciamo, paper o qualcosa di riferimento del progetto. E poi avrei una domanda per quanto riguarda la metodologia di analisi, perché come ha fatto nell'esempio precedente, ha utilizzato la parola razza. Giustamente la parola razza analizzata per così può significare qualcosa di buono, qualcosa di brutto. C'è chi ad occhio ha visto razza e ha pensato alla razza, la divisione di razza, quindi la discriminazione, c'è chi crede da una razza di un cane, detto in italiano, non è una parola brutta. Questo mi fa pensare un attimino alla tipologia di analisi. Ho visto che avete utilizzato, se non erro, la bag of words, giusto?
Ma la Bag of Words, lei non crede che abbia problemi giustamente nell'analisi del contesto, perché manca di analisi del contesto, che penso sia fondamentale, l'analisi del contesto delle frasi politiche che hanno un determinato peso, perché cambiando l'ordine delle parole in tante lingue cambia il significato. Avete pensato di cambiare il livello oppure pensate di mantenerlo? E grazie per la domanda, perché questo è uno dei punti, rispondo anche alla tua domanda. Sì, il Bag of Words tecnicamente non è lo strumento più alto, però è quello computazionalmente più economici, tra virgolette. Sì, sicuramente andrà sostituito come approccio, perché naturalmente il contesto qui lo perdiamo quasi del tutto. D'altra parte, il problema del contesto è sempre, degli algoritmi machine learning è sempre un problema grosso, no? Basti pensare che anche algoritmi sofisticati come quelli di social network non sempre riescono a distinguere tra il testo offensivo e il testo che invece è una parodia del testo offensivo, per esempio. Certo, lì è ovviamente un contesto più sofisticato probabilmente, però diciamo questa deficienza la si sposta semplicemente a un livello superiore, ma non che lo sappia, oggi non ci sono algoritmi che sono in grado di, come dire, individuare in modo assolutamente completo il contesto, anche perché il contesto può essere anche solido, diciamo, dipendere da condizioni che non sono all'interno dell'analyst. E questo noi li percepiamo. Però la domanda è pertinentissima, perché appunto il Bag of Words andrà in qualche modo. No, no, è giustissimo, assolutamente. Vedo, questa è tra le modifiche che andremo a fare. Per quanto riguarda la bibliografia, prometto che sul repository GitHub del progetto, magari stasera non l'ho preso ancora, però ce l'ho, e lo trovate, github.com/reale, è il mio cognome, /nome del progetto, che è Repubblica, Respubblica, alla latina. Quindi quello ci sarà stasera. Grazie ancora. Siamo quasi alla fine e ringraziamo ovviamente Roberto. Giusto, immagino. Ok, ci diamo una parola a Gennaro, che ci parla di una scuola di AI. Ormai sono un po' di volte che lo sentite, è un progetto in cui anche noi crediamo molto e sono contento di dargli la parola. Sì, grazie, sono Gianluca Baldassarre, effettivamente già sono stato qui, quindi qualcuno già mi ha sentito, ma ci sono molti di novità. Ribadisco che qui la scuola sta per partire il 18 ottobre, quindi. Allora, io sono un ricercatore del CNR, lavoro qua vicino, in particolare all'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, un organismo del CNR molto interdisciplinare, innanzitutto. E dato che siamo molto interdisciplinari, ci siamo accorti, insomma, che l'intelligenza artificiale e anche quella naturale sono due cose molto interessanti e che in Italia ci sono delle punte di eccellenza e a Roma, anche soprattutto qui nella prova, ad esempio oggi. E stiamo cercando di fare un network tra i vari centri di ricerca, quindi università, CNR, ma anche aziende che stanno un po' meno vicino a noi come ricercatori, però dobbiamo piano piano arrivarci anche con l'aiuto di altri. E quindi abbiamo pensato di fare un'associazione culturale che per supportare questo network. E come attività concreta questa scuola. Questa scuola che si chiama Blind School of Artificial Intelligence è patrocinata dall'Associazione Italiana di Scienze Cognitive, dall'Associazione Italiana di Intelligenza Artificiale e dell'Associazione Italiana di Machine Learning.
e già insomma ha messo in contatto diversi enti e anche alcune aziende che altro, tra poco menziono un po' più in dettaglio cosa stiamo combinando. Vai, il prossimo. Hanno preso vecchio. Sei passato. Allora, temi per quanto riguarda la scuola sono per ora tre, l'idea è di fare questa scuola un po' fisarmonica, cioè man mano che alcuni temi, alcune persone sono disposte a collaborare, si presentano, di aggiungere tre ex. Allora, i temi per ora sono Machine Learning Applications, quindi rivolto soprattutto ad applicazioni di interesse di tipo aziendale, quindi neural networks, soprattutto deep neural networks, ma anche studio del cervello, quindi c'è... in particolare il mio gruppo si occupa di queste cose, vogliamo portare avanti un insegnamento di come utilizzare l'intelligenza artificiale per studiare il cervello del comportamento, quindi computational neuroscience. E poi c'è anche un gruppo che si interessa molto di simulazioni sociali, quindi studiare fenomeni sociali attraverso... Per quanto riguarda gli studenti target, noi possiamo seguire ad esempio tesi per laureandi o chi si è appena laureato e vuole magari entrare in questo mondo bellissimo dell'artificial intelligence, ma anche dell'intelligenza naturale, con un approccio interdisciplinare. Possiamo anche erogare la scuola a dottorandi e quindi possono eventualmente avere dei crediti. E siamo rivolti a qualsiasi facoltà, quindi la scuola sarà molto molto interdisciplinare, c'è cioè chi deve seguire dei corsi di base di matematica, invece c'è l'ingegneria che sa tutto di matematica, magari gli è venuto in mente può sapere. Chi vuol sapere un po' di più sul cervello, se è incuriosito e vuole magari andare in quella direzione lì. E poi magari c'è gente, professionisti o ricercatori, che vogliono fare un upskilling su queste materie oppure vogliono anche cambiare il tipo di attività che fanno. E ovviamente siamo aperti a collaborazioni anche nei confronti di aziende o enti e gruppi di ricerca che possono sponsorizzare diciamo, la scuola da parte di uno studente in maniera tale da concentrare l'attività di ricerca dello studente su un loro need aziendale oppure nel caso di gruppi di ricerca su un problema di ricerca. Per quanto riguarda l'organizzazione, vado un pochino veloce, c'è tutto nel sito che è in continua evoluzione. Appunto dicevo che iniziamo adesso il 18 ottobre, le aule sono qui vicino, presso la nostra sede degli STC. I corsi durano 4 mesi, quindi partono adesso e finiscono verso marzo, sono 2 giorni a settimana pieni, quindi abbastanza intensi. E ci sono alcuni corsi di base, soprattutto che ne so, arriva lo psicologo che non sa poco magari di matematica, quindi proviamo a dargli alcune nozioni di base, di algebra lineare, statistica, eccetera. E poi pure corsi specialistici legati ai tre track che dicevo, quindi che entrano più nel merito degli argomenti. Durante i 4 mesi già si comincia a fare un progetto, che fa upskilling, poi si ferma dopo questo periodo di insegnamento di corsi. Chi invece vuole andare avanti o in azienda o in gruppo di ricerca può fare un internship e alcune volte se riesce a trovare lo sponsor questa internship è pagata. Quindi in generale la scuola costa intorno ai 1.500 euro nel caso in cui c'è una collaborazione con un'azienda e si lavora su un problema dell'azienda che è praticamente 8 mesi, c'è questo pagamento da parte dell'azienda e del gruppo di ricerca. Le caratteristiche fondamentali della scuola sono che è centrata su un progetto sin dall'inizio dello studente di interesse un problema reale, quindi o dell'azienda o di un gruppo di ricerca. L'alta interdisciplinarità della scuola e tutto il network che c'è dietro è sicuramente molto arricchente. E poi la profondità di comprensione a cui vogliamo arrivare, quindi non solo l'uso delle reti neurali, ad esempio, come black box, ma anche riuscire a capire un attimo dentro come funziona, smanettare un po' nel profondo, diciamo. E idem per tutti gli altri temi, comprensione del cervello, stessa cosa, noi siamo ricercatori diciamo, di frontiera sul tema e tutto il network che sta dietro è un po' così su diversi temi, quindi si può andare anche a fondo, fare ricerca di frontiera, o applicazioni di frontiera ovviamente. E poi l'ultima è la flessibilità, cioè data tutta questa eterogeneità di tutti gli agenti coinvolti, diciamo che si parla con ciascun agente e si cerca di ritagliare l'intervento, vuoi che sia uno studente, vuoi che sia un professore, vuoi che sia un'azienda, sul need, sul problema, sulla storia, sul pregresso insomma, della persona, dell'azienda, del gruppo di ricerca. Chiudo dicendo alcune borse che sono state offerte, sponsorship insomma, sono state offerte e ancora aspettano insomma, qualche bravo studente che si applichi e venga selezionato, perché poi la selezione quando c'è uno sponsor viene fatta insieme all'azienda, al gruppo di ricerca. Ecco, sono queste qui, abbiamo tre borse da parte dell'ENST, che è un ente di anche loro di formazione consulenza, diciamo sono in contatto con grandi aziende,
e hanno raccolto una lista di needs tecnologici e scientifici che sono delle sfide per queste aziende, e quindi sono disposti a lavorare con chi segue la scuola su queste tematiche e a sponsorizzare anche il costo della scuola. Poi altre aziende sono Fidelity, che si occupa di blockchain, è un'azienda con cui siamo venuti in contatto adesso, ha altissimo sviluppo, è riuscita a diventare una startup che in 5 anni è diventata una SPA, quindi quotata in borsa su blockchain, e hanno cresciuti tantissimo, hanno fatto di 30 milioni già. In Globe Technology, un'azienda nata da alcuni ricercatori che, non avendo spazio come ricercatori italiani, hanno deciso di fare la loro startup e si occupano di di realtà aumentata o virtuale. E da ultimo abbiamo l'MBL, che è un centro di ricerca che sta qua vicino, hanno offerto anche loro insomma una eventuale borsa, quindi sul fronte questo non applicazioni ma di ricerca. E questo è un po' tutto, quindi se siete interessati io sono qui dopo per darvi maggiori informazioni, eccetera, insomma, sono qui a disposizione. Allora, chiedo scusa a Alberto, pure io avevo rifuso le vecchie slide, non c'è il progetto logo, ma nelle slide che troverete sulla slide share c'è anche l'azienda di Roberto. Ovviamente ringraziamo, come abbiamo detto, Codemotion e Luisa Lab che ci danno modo di usufruire di questi mezzi. E ovviamente ringraziamo Accenture che ci ha portato Mirko, e ringraziamo Roberto. E che dire, questi sono i nostri classici contatti, qui trovate tutto quello che c'è da sapere sulla nostra sui nostri incontri, sui nostri meetup. Quindi abbiamo meetup, una pagina, un gruppo Facebook molto attivo, quindi partecipate, alzate la discussione il possibile, e il nostro account su SlideShare dove trovate queste slide e tutte quelle degli incontri precedenti. E qui sono invece i nostri contatti per l'associazione. Ricordo a tutti, abbiamo portato io, Simone e altri due pazzi come noi, un'associazione che promuove la divulgazione del machine learning, non solo qui a Roma ma in tutta Italia, quindi se c'è qualcuno interessato che vuole aprire un meetup in giro per l'Italia, noi diamo supporto, diamo sostegno, diamo struttura, insomma cerchiamo di replicare quanto stiamo facendo qui a Roma in giro per l'Italia. E in questo momento abbiamo varie città, Torino, Verona, Genova, Bari, ne dimentico qualcuna, insomma, salvo tutti. E per la prima volta stiamo facendo una registrazione dell'evento, spero che insomma lo ritroviate sui social, sui nostri contatti, spero sia andata bene, oltre che ho spaccato il cellulare. E che dire, grazie a tutti, grazie di essere venuti e buon aperitivo. Ci vediamo. Vediamo il mese prossimo, sicuramente anche con Simone, che sarà il compleanno, faremo qualcosa di più grande. Ok? Grazie mille.